Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la giunta Pardini c'è. Dopo giorni di consultazioni, il primo cittadino è riuscito infatti a trovare l'equilibrio tra partiti e liste civiche della coalizione. Alla fine, la quadra vedrà tre assessori in quota Fratelli d'Italia, tutti con deleghe pesanti. Moreno Bruni al bilancio, Nicola Buchignan ai lavori pubblici e Simona Testaferrata all'istruzione. Lucca 2032 sarà tutta al femminile, con Cristina Conzani all'ambiente e Paola Granucci alle attività produttive. Per quanto riguarda Difendere Lucca, a Fabio Barzanti saranno riservati sport e politiche giovanili, mentre a Mia Pisano spetterà la cultura. La Lega prenderà un assessorato pesante come il sociale assieme alla sicurezza per Giovanni Minniti. A Forza Italia UDC invece andrà il turismo, nelle mani dell'ex candidato sindaco di Siamo Lucca, Remo Santini. Al sindaco Mario Pardini resteranno quindi le deleghe all'urbanistica, almeno fino all'approvazione del piano operativo, e ai grandi eventi. Prima del consiglio comunale di giovedì, restano ora da sciogliere i nodi legati alle deleghe minori e soprattutto la questione del vice sindaco, per la quale si ipotizza una staffetta, 20 mesi per ciascuno, ai rappresentanti di Lega, Difendere Lucca e Fratelli d'Italia. L'ultima insidia da affrontare rimane qua la presidenza del Consiglio, che salvo sorprese legate alla segretezza del voto dovrebbe aspettare Enrico Torrini di Lucca 2032.